Ciao a tutti e a tutte, bentornati, bentornati nel mio canale, anzi il nuovo vlog, se mi ricordo. Stavo facendo questo qui, aspettate, oggi c'è solo luce che non dovevo. Sto facendo questo per Valeria Vedovatti, scusate se ho un po' di voce rauca, ma stamattina praticamente probabilmente avrò urlato troppo e quindi praticamente mi è venuta un po' la voce rauca, ma spero che mi passi presto. Cosa mi raccontate di oggi? Cosa farete? Io oggi, durante il pomeriggio, penso di andare da mia nonna, anche perché l'ultima volta mi ha visto prima di partire, e quindi per renderla felice vado da lei questo pomeriggio, sempre se non faccio qualche danno. E scrivetemi qui sotto nei commenti se avete mai fatto un disegno per una vostra YouTuber che adorate. E se conoscete soprattutto Valeria Vedovatti, io la conosco da 4 mesi più o meno, e vi svelo questa cosa. Praticamente fino adesso stavo praticamente ascoltando i suoi Valemas dell'anno scorso, che non vedo l'ora che inizi di nuovo a fare i video. Probabilmente si sta prendendo una pausa perché ha tante cose a cui pensare, e quindi spero che inizi presto di nuovo a fare i video, ma secondo me è una piccola pausa che si è presa dai social. Ogni tanto capita. E spero che anche un giorno possa incontrarla di persona, ma ne dubito fortemente perché di fortuna vedere persone famose io non sono ancora tanto fortunata, diciamo. Però pian piano vorrei incontrare anche lei. Ah, e se vi chiedete perché, allora, perché magenta, perché non ha il suo colore dello sfondo del canale, sarebbe un rosa confetto. E quindi già la pelle era rosa e quindi ho pensato di contrastarlo con il magenta, anche perché non so se esiste il rosa confetto come matita. Infatti sto usando anche le matite. Vabbè, fatto sta, mi sono un po' accontentata e adesso in questo momento sto facendo lo sfondo che mamma mi ha consigliato di fare, di verde chiaro. Infatti non è proprio un verde chiaro, ma diciamo lo sto facendo verde. E adesso ho da fare tutto un rettangolo, credo che sia come forma. Sì, credo che sia un rettangolo, che poi questi fogli me l'hanno regalati i miei familiari perché sanno che adoro disegnare, e anche perché era da un po' che stavo pensando di fare tipo disegni un po' più in grande. E poi, se poi mi capita dopo, e disegnerò ancora, se poi tipo dalla nonna avrò tempo, e quindi praticamente adesso finisco di fare questa cosa e poi tra un po' si mangiano gli anelli di Totano, anzi verso l'una. Mamma adesso sta spolverando. Vai che ti do una mano? Non credo. Vabbè, in caso glielo chiedo. Vabbè, se non la seguite, la Valeria Vedovatti, ve lo consiglio, anche perché è bravissima, perché è lei che mi ha fatto fare quel disegnino che sta lì, che ve l'avevo fatto già vedere in un altro video, vlog, e cose del genere. Io adesso ne finisco di fare questo rettangolone di verde, diciamo verde natura, e spero che vi piaccia. Buona mano! Vabbè, fatto sta. Aspettate, mi si è caduta la punta. Ah, guardate cosa mi ha trovato mia madre. Una forma di unicorno con i pop-it, che se non sapete cosa sono i pop-it, praticamente sono delle forme particolari. Per esempio, uno ce l'ho a forma di rettangolo, uno ce l'ha a forma anche di quello che avete anche appena visto. Ah, e anche uno qua, che è bellissimo, me lo sono fatto regalare perché poi io sono amante dei colori, no? Che c'è uno strato di rosso, uno di arancione, uno di verde, uno di non so se è un turchese e l'altro di viola. Ogni tanto quando no, non so cosa fare me li scoppio soltanto per passare un po' il tempo. E niente di che adesso un po'. Ah. Mammina, sei fantastica! Guardate che mi ha regalato i correttori che io ho finito praticamente
a fine scuola e quindi io li stavo cercando da un botto. Questi qua adesso poi me li metterò dentro una busta in caso mi serviranno. E scusate, pardon, non faccio notare il casino che c'è di là. Aspettate, faccio un po' d'ordine. Vabbè. Ok. Devo anche buttarlo. Ok. Ok, adesso è tutto a posto. E per chi non lo sapesse, sono i correttori, quelli in cui trascini, e praticamente sono utilissimi. Nastro del correttore. Mamma, se, mamma ti adoro. Che adesso poi metterò qui dentro dove c'è l'armadio. Sono già 6 minuti. Allora, io adesso li metto dietro. E adesso ricominciamo il nostro disegnino, sperando di non rompere troppo la punta. E sono già 6 minuti. Vabbè, aspettate che adesso prendo un grigio e vi faccio vedere. Allora, fammi vedere. Scusate che accendo un attimo la luce. Ciao a tutti e a tutte, bentornati in un nuovo video. E anche no, in realtà è un nuovo video che poi adesso vi spiego. Praticamente all'inizio stavo facendo un disegno per Valeria Vedovatti e aspettate, adesso appoggio un attimo qui, vediamo se si vede. No, per ora aspettate, ve lo faccio vedere così. Non fateci caso che ho fatto un verde diverso perché il mio praticamente si è rotto. E quindi praticamente aspettate che vi metto un attimo sul portacellulare, così vedo che si vedrà meglio. Sì, si vede meglio. La scritta ho fatto tutto io praticamente e spero che si sia visto. Allora, però c'è tutto. Lasciate like, iscrivetevi al canale e anche... E anche al suo, di Valeria Vedovatti, perché è bravissima. Per oggi è tutto, da Asia Bianchi e il foglio con, diciamo, e da Valeria Vedovatti un foglio. Out!